siamo a Beviamoci Sud, l'evento organizzato da Marco Cumio di Riserva Grande, Luciano Pignataro e Andrea Petrini. Allora, Andrea, lo spirito di Beviamoci Sud in poche parole. Allora, Beviamoci Sud è la quinta edizione di questa manifestazione volta alla promozione della cultura del Sud. Quest'anno siamo all'Hotel Palatino con oltre 70 cantine e oltre 200 vini e con tante novità. Tante novità, tra le quali la premiazione da Beviamoci Sud di alcune eccellenze che partecipano a questa degustazione. E andiamo quindi a scoprirne qualcheduna, soprattutto andiamo anche a vedere come le cantine presenti sentono e trasmettono lo spirito del Sud Italia, quindi questo spirito meridionale. Andiamo subito a conoscerlo. Siamo con Silvia Campagnuolo della cantina Fonzone e siamo in Campania. La cantina si trova in Irpinia, a Paternopoli, quindi proprio nell'areale della Docci Taurasi, dove produciamo il nostro aianico, il nostro Taurasi, e poi ovviamente produciamo il fiano e il greco di tufo negli altri areali delle Docci G, in particolar modo questo vino che abbiamo qui oggi, che è il nostro fiano di Avigligno Docci G Riserva Sequoia, è un grande rappresentante sicuramente irpino, ma ancor di più della Campania. E perché possiamo dirlo? Perché con questo vino abbiamo spinto un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? Quindi c'è stato un grande atto di coraggio, e il coraggio è un simbolo, no? Dei territori del sud, della caparbietà. Questo è un fiano riserva, un fiano che fa un percorso un po' differente in cantina. Già la scelta è una scelta anche coraggiosa, perché abbiamo deciso appunto di avere un vino di lunga vita, un vino bianco di lunga vita, ed è un vino che viene prodotto in cantina tramite microvinificazioni, quindi la massa viene divisa e abbiamo delle parti che fanno macerazioni brevi, medie e lunghe in anfora, una parte va in acciaio e la restante parte invece va a fare fermentazione e affinamento in botte grande di rovere francese. Il vino di oggi è stato premiato qui a Beviamoci Sud come miglior bianco. Che effetto fa? Sono stata ovviamente felicissima, per noi è un premio importante, miglior bianco, ovviamente prendere un premio così a Roma, che è una piazza fondamentale per i vini, è stata una gioia enorme. Lo credo, e una gioia che devo dire meritatissima, se non l'avete ancora assaggiato vi consiglio il Sequoia. Grazie. Paolo Ippolito della cantina, ovviamente Ippolito 1845. Siamo in Calabria, nel cuore del Cirò, e questo cuore del Cirò come si riflette nei tuoi vini, nella storia della tua cantina? Beh, definiamolo un cuore pulsante, una storia lunga che comincia quasi 180 anni fa con il nonno di mio nonno che intraprese nella marina di Cirò, intraprese questa attività. Vinificare, vendere il vino, un'attività che si continua, una tradizione di famiglia che continuiamo oramai da 5 generazioni, da padre in figlio, e racconto un po' la storia, ha attraversato un po' tutta la storia della enologia moderna calabrese. Siamo l'azienda, vantiamo il titolo di azienda più antica della Calabria, e oggi siamo qua a ritirare questo bellissimo premio. Premio come miglior vino rosso, sì, qui sì, a Beviamoci Sud. Sì. Beh, sempre una grande soddisfazione. Gratifica tutto il lavoro, gratifica tutti i sacrifici e l'impegno in vigna. Riceverlo poi sul Ripe del Falco, che è il nostro vino più iconico e che è quello che riscuote mediamente il maggior successo nella critica enoica, ha un sapore ancora più importante, perché è un vino che la nostra azienda produce ininterrottamente dal 1956. Nasce da una scommessa di mio nonno con i suoi colleghi del Barolo. Lui sosteneva che il nostro Coglioppo fosse più longevo del Nebbiolo. E oggi, a distanza di decenni, sono passati oltre 70 anni dalla prima annata, continua ad essere il nostro vino di punta. È un po' il testimone che da generazione in generazione noi Ippolito ci passiamo, e ogni generazione poi ha la sua interpretazione di questa riserva che viene immessa sul mercato dopo oltre 9 anni dalla vendemmia. Segnatevi questo nome, andatevelo a curiosare, perché merita veramente una cantina che va scoperta in tutte le sue sfaccettature. Quindi grazie Paolo. Grazie a te Chiara. Simone Nicotina di Poggio alla Meta. Siamo dove? Allora, siamo nel Lazio, proprio al confine con l'Abruzzo, in pieno territorio di Parco Nazionale.
Vi chiederete voi perché il Lazio, Beviamoci Sud, che sono tutti vini del sud? Perché il Lazio è la regione ospitante di questa manifestazione e il Lazio in qualche modo rappresenta un po' uno spirito che combina un po' il sud e un po' il nord. Come nei tuoi vini si riflette lo spirito laziale? Dunque, noi abbiamo due corpi aziendali principali. I Rossi hanno un'anima molto mediterranea, pur essendo un taglio bordolese come da disciplinare DOC, nel quale ricadiamo. I Bianchi invece e l'Orange li produciamo proprio nella zona del parco, in una zona montuosa a circa 700 metri sul livello del mare. Quindi, se vogliamo, sono vini con un'anima un po' più nordica, una spina acida forte, e quindi rappresentano, secondo me, come hai detto giustamente, un anello di congiunzione tra nord e sud. Abbiamo parlato di appunto bianchi, di rossi, di orange. Abbiamo qui oggi il premio, tra l'altro, di Beviamoci Sud proprio a questo vino. Come questo vino, secondo te, più di tutto esprime il carattere della sua terra? Allora, il nome commerciale del vino è Pilouc, il vitigno è una passerina 100%, che è un vitigno molto rappresentativo della nostra zona e in generale anche di una fascia montana del centro Italia. Diciamo, abbiamo un vino che coniuga bene alcune caratteristiche del vino rosso, in particolare una piccola astringenza finale, e poi le caratteristiche tipiche del vino bianco, quindi una bella spina acida, come tutti i nostri vini bianchi. Allora, un brindisi a questo vino, un brindisi al vostro premio, alla vostra azienda e soprattutto al Lazio, che sta facendo davvero davvero un ottimo lavoro per valorizzare i vitigni e i vini del territorio. Grazie. Quindi, grazie Simone. Grazie a voi. Siamo qui con Luciano e Marco dell'apicoltura Pacenza, un'azienda davvero molto particolare. Già potete capirlo dal nome, perché qui si parla di api ma anche di vino. Quindi lascio a te la parola, Luciano, per raccontarci un pochino di più le curiosità che la caratterizzano e soprattutto come nasce questa idea. Allora, noi siamo apicoltori in provincia di Cosenza, un paesino che si chiama Alto Monte, sul 450 metri sul livello del mare, e siamo a ridosso sia del Parco Nazionale del Pollino e del Parco Nazionale della Sila, quindi godiamo di un'area molto pulita dove le api possono vivere tranquillamente e soprattutto in ottima salute. Sono circa 30 anni che lavoriamo proprio nelle api e abbiamo deciso di unire questi due mondi, appunto, cioè con queste bevande, che sono praticamente delle bevande a base di vino e miele, proprio per richiamare tutta la storia che c'è dietro questo prodotto, oltre 2000 anni di storia, che uniscono sia il mondo comunque della viticoltura, cioè il vino affonda le sue origini nella notte dei tempi, e il mondo dell'apicoltura, perché anche gli antichi Egizi praticavano l'arte, comunque la professione dell'apicoltura, e le abbiamo unite insieme, andando poi a riprendere quello che erano, diciamo, la tradizione, che poteva essere l'ippocrasso greco o il mulsum romano. Quindi siamo andati molto indietro con la storia, sono parecchi anni di storia in un sorso. Non a caso ha anche preso il premio di Beviamoci Sud. Siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio. Elixir è un vino Malvasia calabrese 100%, quindi un'uva della nostra regione. Il miele d'acacia utilizzato è un miele, appunto, prodotto dalle mani sapienti della famiglia Pacenza, che ha una storia decennale nel mondo dell'apicoltura, e le note floreali speziate che vengono sentite nella degustazione di questo vino richiamano proprio quello che è lo spirito della Calabria, quindi uno spirito sicuramente molto forte, molto deciso, ma allo stesso tempo che riesce a unire due mondi che apparentemente, appunto, sono molto simili, come quello del vino e del miele, ma allo stesso tempo hanno due caratteri decisamente diversi, no? La dolcezza del miele e la complessità del vino. Vi devo dire, un prodotto che non si può descrivere se non lo assaggiate, è una cosa davvero molto molto particolare, una curiosità che vi invito ad assaggiare perché merita. Quindi grazie per questa grazie mille. Sorpresa che mi avete portato. Grazie a te.